special. Yes, it's true. Ero appassionato di un cartone animato americano che si chiamava Ralph the Shepherd e Sam the Wolf, mi sembra, dove io assomigliavo al cane. Ed allora, ora, oh, Ralph, io se dovessi tornare indietro mi chiamerei Antonio Ferrari. Dash with open arms, swing a sweet lullaby. Ho iniziato in un clubettino di Perugia malfamatissimo, si chiamava Storyteller, erano 82 e prendevo 18.000 lire a servizio, facevo musica molto, diciamo, inconsueta. Arrivava il proprietario della discoteca e diceva, oh, cazzo di musica metti? Allora il DJ era meno importante di un barista. Il DJ che mi ha influenzato di più in assoluto nella mia vita è stato Larry Levan, che veramente mi ha fatto decidere che volevo fare questo nella vita. Un altro DJ allora che mi influenzò molto era Walter Gibbons, che è stato un po' l'inventore del re-edit. Lui li faceva tagliando i nastri Revox e aggiungendoli con la colla. Keith Jarrett, ho ascoltato un suo concerto nel 74 in Lumbre Jazz e ho capito l'importanza che poteva avere la musica nella mia vita. L'area di Formentera è un'area un po' distante dal mio stile di vita, però il Tipic è una specie di riserva dentro Formentera, dove succedono delle cose che comunque sono cominciate non tanto tempo fa a Formentera. E lo volevo fare già a 14 anni, la rivoluzione, per cui nessuno più di me può apprezzare la parola rivoluzione. Certi tipi di rivoluzione ci credo più poco, ma la rivoluzione che bisogna fare e compiere dentro noi stessi ci credo ancora molto.